Cosa c'è? No, niente, così. Tanto, oh, mi piace, no, mi piace. Sono partito tardi. Mi piace cucinare perché è una passione che ho preso da mia mamma, no? Sì, ho capito che hai preso dalla mamma, ma un conto è cucinare a casa, mandare esporti, poi fai delle figuracce. Ma no, ma perché? Ma scusa, assaggia qualcosa, dimmi se ho fatto qualcosa che non va. Cioè, ma poi io non mangio carne, ho cucinato solo carne. Appunto, per quello che ho fatto carne, capito? Ha suonato la porta. Hanno suonato la porta. Chi va ad aprire? Ale Franzi, andate ad aprire la porta con la stessa amicizia sportiva che c'è tra Higuain e Mauro Icardi. Guarda, ascolta. Che cosa c'è? Cosa? Quando fai così non c'è bisogno. Si vedono già le orecchie che sono grosse, non c'è bisogno. Hai capito? Ho capito. Cioè, la pancia o hai messo sotto il casco della moto? Vai tu, che pesante come sei ci vorrà più tempo. No, vai te che c'è Wanda che ti aspetta. Vai. Torna a casa in tutta fretta che c'è Wanda che ti aspetta. Vai. Mi Wanda Lubrano. Quale persona è? Ciao. Amico Sandro. Sandro, che bello. Come stai? È sempre bello. Sto bene, questo quando bene. Arrivi tu sei arrivato. Che bel ragazzone che ti sei fatto. Hai visto? Senti, caschi a fagiolo perché ti devo fare. Sandro, sei affamato e sai che Ale prepara dei manicaretti. E gli anni di capoeira che hai fatto si vedono tutti. Sandro, sì. Voglio iscrivermi a un talent in TV. Ma è bello. Per cuochi. Sì, sì, sì. La cucina va molto adesso. Va molto di moda. Va molto la cucina. Poi tu sai già fare delle cose. Ho fatto un po' di cose, un po' di piatti un po' speciali. Si può vedere qualcosa? Sì, sì, certo. Guarda. Vedere cosa hai preparato? Opa. Opa. Ah, che bello questo qui. Posso assaggiare che cos'è questo? Un rollè di topo. Sono cose edibili o muoio se le mangio? No, è buonissimo. Cose edibili. Dimmi tu se poi è buono o no. Hai preso l'aglio, cavolo. Benissimo, eccolo qua. L'unica roba. Ma perché gliel'hai detto? Scusa. Ma perché poi ci devo parlare io, cavolo. Questa è una carota? No, quella no, non è una... non dirgli così. Ma che cosa? È gomma? Ma scusa, un piatto di scena è tanto. È la guarnizione, le guarnizioni sono di gomma, cioè voglio dire. La guarnizione del bidet quella lì. Se muoio, ho chiamato qualcuno. Ah, lei è cambiata allora. Fammi vedere, vengo lì a vedere cos'è, com'è. Ma cazzo, mi muoio se faccio un numero. Opa! Orca! Ma che bravo! Ma che male che ma che agilità! Ma porca miseria! Dai, conta fino a tre. Conta. Uno, due, tre. Ho vinto. Vabbè. Che male che è bello vedere quel passo lì. Vieni che ti do una mano, dai. Il gabibbo alla scala. Ale, offri a Sandro un tuo capolavoro, ma parli come Siri. Ma tu sei caduto su di me. Anche se molto più scazzata. Comunque è gomma quella che ho mangiato, ve la dico. Te l'abbiamo detto, la guarnizione del vate. Te la farò assaggiare allora. Ti sei accorto che ti sto offrendo un piatto? Ti sta offrendo un piatto? Sì, siccome mi guardi mi sono accorto che mi sta offrendo un piatto. Cosa? Chi? Dico, siccome mi guardi mi sono accorto che mi stai offrendo un piatto. Hai detto che sei matto? Franz, vuoi che Ale tratti bene Sandro? Lui è il figlio che hai sempre voluto. Molto, lui. Sì. Vuoi uscire a cena? No, io sto... Sei ancora mio amico? Ma sì, molto volentieri, mangiamo qui. Bene. No, tesoro, vieni, non dar retta a lui, retta. Quando ti dice così vai, vieni certo, tesoro, okay. Siediti qua. Se no sono legnato. No, è il tesoro. Dai, vieni, Sandrino, tesoro mio, Sandrino. Anche a me preoccupa, Manda manana che ti fa bene, per la vitamina che viene l'inverno. Viene l'inverno, tesoro mio. Allora questo non usare il cellulare, Lascia. Ma se mi facevo la mossa io da solo morivo. Non scrivere mentre stai parlando con me al cellulare. Tu sputali che li tiro da Adriano, vai. Allora com'è andato oggi a scuola? È andata bene, prendi il tè caldo con miele. Adesso ti faccio assaggiare invece il secondo. Grazie mille. Prendi il tè caldo con miele. Il tè al maiale mi fa assaggiare. Su allora amore, com'è andata oggi? Oh, poverino come sbattutino il mio ragazzo, quanto ha studiato. Vieni qua sempre a digiuno, capito? Sempre. Allora com'è andata a scuola? Raccontami. Ti piace ancora quell'amichetta in classe? Ti piace l'amichetta in classe? Ah sì, non lo sapevo. Allora come va con quella ragazzina? Ti piace tanto? Oh, che bello. E il grembiule ti va bene o ti va stretto? Un po' stretto. Lo sputa, non si parla con la bocca piena. È un po' stretto il grembiule. È un po' stretto. Me l'hai comprato quando ero in quarto elementare. Cosa vuoi per Natale? Dimmi, cosa vuoi per Natale? Ma la bicicletta. Sandro, Ale è bravissimo in cucina, ma tu sei più famoso. Fai autografi a chiunque e dovunque. È una barba che non mi spiego io, però. Perché? No, perché? Non lo so, da come vi state parlando. Cioè non... Oh, che bello. Guarda, mi dai una gioia, Sandro. Sandro. Quando ti vedo mi illumino d'immenso. E spegnermi che poi è un problema. È normale che ti illumini d'immenso.
Anche perché... Va bene, volentieri. A che nome? Ale? Grazie. Grazie mille. È geloso. Va bene. Firmo anche te, fermo. Sì, scrivigli anche qualcosa. No, scrivigli anche chi è. Guarda che carino che non lo firmo. Senti, ma stai. Va bene, alza il piede, scusami, qua sul piede. Così, benissimo. A che nome? Quello di prima, Franz. Sì, Franz. Mm-hmm. Ha portato fuori il cane prima. Anche perché devo essere... sono in tour con i miei piatti. Davvero? Sì, sì, sì. I piatti tour? I piatti tour, piatti sì. tour. Vi meritate un po' di riposo in questo bel villaggio turistico. Peccato quell'animatore fastidioso. E dai, dai, uno, due, tre, hop, 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 dai, dai, tu puoi ballare, dai, vieni, vieni, no, dai, sì, dai, no, dai, guardi, dai, no. Andiamo, su, su, no, su, su, no. È il gioco aperitivo, cicciotto, no, vieni, dai, dobbiamo prendere il sole, dai, un, dai, due, no, tre, guardi, dai, prendere, un, due, tre, dai, su, sì, cantiamo vai. Insieme a me, ripeti insieme a me, hop, oppa, 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 oppa. Non fatelo fare solo a me. Oh. Ma sei... ma dove ripetere oppa, oppa, pippo? Hopi, ma tu sei da... non sei un animatore, sei da rianimare tu, Hopi, Hopi, dai, gioca, gioca. Abbiamo fatto benissimo venire in questo villaggio. Tu racconta la barzelletta, dai. Racconta la barzelletta, dai, dai. Racconta la barzelletta. A un certo punto lui dice, ma se era mica mia. Dai, 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 dai. Bellissima. Ma cos'è questo? Dai, 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 simpaticissimo, burlone, dai, divertiamoci, su. Dai, dai, dai. Ma cos'è questo? È l'unico che con questo non cambia. Cioè, rimane uguale. Sono un po' più pelosi, ma... E tu lo fai simpatico, anche tu, dai. Eccoci qua. Allora, dai, adesso facciamo la scenetta. Che tu sei la guardia. Io sono la guardia. Tu sei la guardia e tu sei il porco spino. E cosa il porco, ci fa? Il porco spino dice alla guardia, sono stufo di porco spinare. Vai, diglielo. Lei è la guardia? Sì, sono. Salve. Arrivederci, sono buongiorno. Stufo di porco spinare. Via, via, sì. Adesso il ballo, il ballo finale del villaggio. Sì. Benvenuti al... Ricordiamoci di tornare in questo villaggio, ecco. Perché è bellissimo. Sono 10.000 euro. Signori, signori, lo scemo del villaggio.